Dalla cronaca si impara, specie se si tratta delle storie di chi sopraffatto. Si toglie la vita per poche migliaia di euro. L'appello di Confindustria e Fidit e Netto, denunciare per non finire nelle mani degli usurai. C'è uno sportello a disposizione delle piccole e medie imprese della regione, lo raccontano l'Associazione degli Industriali di Bari e della BAT e l'intermediario finanziario, soggetto garante autorizzato dal Fondo Centrale di Garanzia. Il muro della vergogna e dello stigma è ancora difficile da abbattere, se si conta che nel territorio della provincia a Trento lo scorso anno non si sono registrate denunce né per usura né per estorsione. Ci sono tantissime imprese che si trovano in difficoltà neanche per la propria volontà, si trovano in difficoltà perché, come nel caso dell'indotto Ilva, sono esposte nei confronti di un creditore che non li sta pagando e che quindi sono veramente in difficoltà perché hanno gli stipendi da pagare, hanno l'IVA da pagare, le tasse da pagare, sono veramente in grande difficoltà. In tutti questi casi avere una consulenza gratuita che gli viene offerta tramite la nostra Confindustria e tramite una nostra azienda associata Fidit, secondo me è già un grande passo in avanti, perché in questi casi gli imprenditori si sentono isolati, sono soli, sono in grande difficoltà. Anche il MEF si è reso conto che spesso, pur con una garanzia al 100%, le banche non sono in grado di erogare i finanziamenti. E quindi, alla luce di questo, il MEF ha permesso ai Confidi che ne avessero chiesto la possibilità di farlo di erogare direttamente finanziamenti fino a 40.000 euro con rimborso fino a 5 anni a tasso fisso più o meno del 5% a seconda del rischio dell'azienda. Che non è bancabile, ma è